volte, per fare grandi scoperte, basta andare dietro l'angolo. Scopri il centro del buon umore. La Galleria Auchan Fano è proprio quello che cerchi. Vicina, comoda, accogliente, conveniente. Galleria Auchan vi aspetta in via Einaudi a Fano. Dal 1975 la Fioreria Ferri propone con passione e serietà piante e fiori di stagione per la casa e il giardino. I prodotti tipici delle aziende agricole marchigiane d'eccellenza vi aspettano per composizioni e idee a regalo per ogni occasione. Fioreria Ferri, da 40 anni il meglio per te. A San Valentino, cena con dialetto e ristorante La Rustita di Calcinelli presentano uno spettacolo dialettale con la coppia Simone Diotallevi e Francesco Mirisola. Sketch, risate, buon umore e menù di pesce alla carta vi aspettano domenica 14 febbraio alla Rustita, in via Flaminia 278 a Calcinelli, sotto l'albergo Metauro. Vicino a San Valentino, in questa puntata vogliamo darvi qualche consiglio per fare dei bei regali al vostro amato o alla vostra amata. Siamo venuti alla Fioreria Ferri in via Raffaello Sanzio 4 a Sassonia di Fano e Fabrizia è pronta per spiegarci qualche consiglio per fare appunto un bel regalo di San Valentino. Promesso, noi siamo insieme a Fabrizia Ferri, che è la titolare della Fioreria Ferri qui a Sassonia di Fano. Fabrizia, intanto bentornata. Grazie mille. Grazie. Dopo la puntata che abbiamo fatto natalizia, che è stato un grande successo. Eh sì, è stata molto bella, molto naturale e spero anche che sia stata efficiente per qualcuno. Esatto, che abbiamo dato qualche idea per le decorazioni della casa. Oggi invece vogliamo dare qualche consiglio per quanto riguarda San Valentino, perché ovviamente si dice spesso San Valentino regala un fiore, ma perché regalare un fiore? Dunque, regalare un fiore per San Valentino, per la festa degli innamorati, è un gesto secondo me di un'eleganza unica, perché il fiore, prima di tutto il fiore può rappresentare molto una donna, e poi pensando anche ai fiori che sono molto diversi l'uno dall'altro, provenienze diverse, a una donna regalare un fiore si regala la dolcezza, si regala la sensualità, si regala la natura, perché sono tutte caratteristiche che a una donna le appartengono, la natura, la forza, l'eleganza, e sono tutti aspetti che i fiori ce li hanno. Per cui regalare un fiore a una donna è un gesto, secondo me, di un'eleganza unica. E non lo dico perché li vendo, lo dico perché veramente lo penso. Certo, e poi ovviamente voi che fate questo lavoro amate poi anche la natura, amate i fiori, ecco. Sì. È imprescindibile. È proprio imprescindibile. È la base per fare questo lavoro. E spesso si regala a San Valentino, si regalano delle rose rosse. Quindi rose rosse sì o rose rosse no, visto che si regalano spesso? Rose rosse sì. Rose rosse no, perché no? In che caso? In qualunque caso, perché la rosa rossa è il simbolo della passione, quindi un uomo che regala rose rosse a una donna, che è la propria donna, ha anche passione per questa donna, però un uomo ha anche amore per questa donna con purezza, con naturalità, con forza, per cui
ogni fiore può caratterizzare una donna e una donna può essere caratterizzata da un fiore, per cui la rosa rossa sì, ma anche no. Quindi Fabrizia, quali altri fiori oltre alle rose si possono regalare per San Valentino? Dunque, San Valentino, che è a metà febbraio, è fra due stagioni, quindi è fra l'inverno che sta finendo e la primavera che sta iniziando, ma ancora si trovano fiori che dal fioraio li trovi in inverno, come il tulipano. Lo prendiamo perché li abbiamo qui, i tulipani ne abbiamo parecchi oggi. Che è un bellissimo fiore, elegante, naturale, forte, che anche questo può rispettare una donna, rispecchiare una donna, un tulipano, o un tulipano bianco, o i fiori ce ne sono un'infinità di qualità, un'infinità di tipi, di colori, per cui avanti alla fantasia infinita proprio con i fiori, per cui qualunque esigenza ci può essere un uomo o anche una donna da regalare a un uomo si può trovare, sempre in base al periodo ovviamente. Ecco, io questo volevo infatti anche chiederti, perché noi parliamo di fiori regalati dagli uomini alle donne, ma in realtà sono anche le donne che possono regalare un fiore al loro uomo. Certo, anche perché può succedere che un uomo che ama i fiori, sembra strano dirlo, ma li ama di più di una donna. E, per esempio, porto di esempio i cuochi. I migliori cuochi al mondo sono uomini, perché hanno quella sensibilità che a una donna sembra quasi scontato, che amano i fiori, la cucina, i gioielli, però ci sono questi casi in particolare di questi uomini che amano moltissimo i fiori e li apprezzano tantissimo, per cui una donna può assolutamente regalare i fiori a un uomo per San Valentino, cioè regalare fiori a un uomo per San Valentino è un gesto come un uomo a una donna, è la stessa cosa. Ecco, quindi anche le donne possono regalare fiori per San Valentino. Poi, tra l'altro, volevo chiedere, abbiamo parlato di quali fiori, parliamo anche di quanti. Quanti fiori si regalano in una composizione? Allora, la composizione chiamiamo il bouquet di fiori. Il bouquet di fiori, le rose rosse, tradizione dell'Ottocento, regalarli dispari o a dozzine o la dozzina. E dovute appunto alla fine dell'Ottocento, quando c'era povertà, che i poveri volevano un paio di uova, 2 litri di latte. Di conseguenza i ricchi hanno iniziato a fare la richiesta del dispari e poi la dozzina di conseguenza. Per cui le rose rosse vanno, le rose in genere vanno regalate dispari, però perché no, anche 2 rose. Visto che siamo tutti poveri in questo mondo, possiamo anche regalare 2 rose alla propria amata. 2 cuori e una capanna. Anche, sì, è molta capanna. 2 grandi cuori, 2 piccole capanne o 1 piccola capanna, sì. Senti Fabrizia, un'altra cosa, abbiamo parlato dei fiori, perché non regalare una pianta per San Valentino da tenere in casa? Certo, contiamo che per la festa degli innamorati, la festa di San Valentino, regalare un omaggio floreale per l'amore della tua vita può essere tutti i tipi di fiori, sì, la rosa rossa, ok, in tradizione, bella, elegante, ma anche una bellissima pianta che può essere un bonsai, una pianta che può essere anche diversa dal solito, delle orchidee, ci sono anche piante un po' esotiche, ci sono gli ananas, ci sono tanti tipi di piante che possono essere regalate per San Valentino. E se poi siete invece indecisi, ci sono qui i consigli dell'esperta che vi sa poi dire che cosa regalare, anche come. Sinceramente amo molto consigliare alla persona che entra qui, che mi piace molto consigliare, entrare dentro il suo amore, che può essere un amore per la propria donna, per il proprio uomo, può essere l'amore da regalare qualcosa, per cui mi piace molto consigliare e dare buoni consigli, questo è sempre. Quindi fiori, piante, ma ci sono anche altri dei regalo? Per bacco, io poi qui nel mio negozio ho questa linea di mobili grezzi che possono essere decappati, possono essere anticati, possono essere poi finiti in tanti altri modi. Per esempio qui ho questo settimino finito, anticato con
pomelle di Swarovski. Poi ovviamente ci sono anche c'è anche il catalogo per poter avere una vasta scelta di mobili, comodini, comò, piccole cose che possono essere regalate per la propria donna, in modo che poi la donna in casa trova sempre il posto per mettere qualunque cosa che sia regalata. Bene, io a questo punto ringrazio Fabrizia, che qui ovviamente vi aspetta tutti per San Valentino. Grazie mille Fabrizia. Spero, grazie mille a tutti. E noi ringraziamo ancora la Fioreria Ferri in via Raffaello Sanzio a Sassonia di Fano per averci ospitato e per essere nostro sponsor, insieme a Galleria Auchan di Fano, Autoagenzia Buldrighini, Fidomania, Colorificio Rama by PR Group Italia. Grazie anche a tutti voi per averci seguito. Guarda chi c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me, guarda chi c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me. C'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me, guarda chi c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me. A volte per fare grandi scoperte basta andare dietro l'angolo. Scopri il centro del buon umore. La Galleria Auchan Fano è proprio quello che cerchi. Vicina, comoda, accogliente, conveniente. Galleria Auchan vi aspetta in via Einaudi a Fano. In via Sanzio, in zona Sassonia, c'è un angolo verde. Per i tuoi regali speciali, Fioreria Ferri. Piante e fiori per tutte le occasioni ed eleganti idee profumate. Fabrizia ti stupirà con le sue idee creative e originali. A San Valentino, cena con dialetto e ristorante La Rustita di Calcinelli presentano uno spettacolo dialettale con la coppia Simone Diotallevi e Francesco Mirisola. Sketch, risate, buon umore e menù di pesce alla carta vi aspettano domenica 14 febbraio alla Rustita, in via Flaminia 278 a Calcinelli, sotto l'albergo Metauro.